Come è buona prassi in tutte le democrazie occidentali e come credo fosse giusto fare, ho telefonato al leader del Popolo delle Libertà, Silvio Berlusconi, per dargli atto della vittoria e per esprimergli i miei auguri di buon lavoro, come credo in questo momento ogni italiano debba fare pensando al proprio paese. I 22 punti di distanza che c'erano a settembre e che progressivamente sono stati... Vorrei dire che il risultato elettorale è chiaro, anche se naturalmente dobbiamo aspettare i dati definitivi. Questo risultato elettorale dice che la destra governerà questo Paese. Yes, he is calm and happy. He will come tomorrow. Gli italiani chiedevano soprattutto una svolta netta e precisa nei confronti di quello che credevano è stato un vero disastro provocato dal governo Prodi e dal governo della sinistra. Scusate, abbiamo... The winner seems to be very definitely Silvio Berlusconi, both in the Senate and the Chamber. He was always going to get a majority in the lower house. Now it seems as if he's got a majority in the upper house as well, in the Senate. What is the winner, one of the other winners is certainly Veltroni personally, and the Democratic Party has shown at least that it can do well. The serious losers are the smaller parties, which have been completely squeezed by both of the bigger parties and almost completely wiped out. Toccherà naturalmente a chi fa commenti politici, e non è il mio ruolo in questa sede, valutare come potrà essere valutato questo dato di minore affluenza rispetto alle elezioni precedenti. Da ministro dell'Interno posso dire con un qualche semplicismo che gli elettori si aspettano di essere chiamati a votare ogni 5 anni. In qualche modo la loro batteria di elettori si ricarica in 5 anni. Qui noi li abbiamo costretti ad andare a votare dopo neppure 2 anni.